dietro le ali dell'autostart, con il numero 1 la 4 anni Rubinias della scuderia CF, allenata e guidata da Paolo Boino, per la prova di riqualifica alle corse che dovrà essere superata con il tempo massimo di 2.056. Il regolamento richiede un ragguaglio di 1.18,5 o migliore al chilometro, considerando anche la taratura delle piste. Dietro le ali della macchina dunque Rubinias, mai che si parta con il numero assegnato, se c'è un 1 mettiamola all'interno, non con il 3 o con il 4. Partita, la prova di riqualifica. Tempo a disposizione 2.05.6. Rubinias lungo l'arco della prima piegata, per passare i 200 in 14.07 alla media di 13.5. Ora sembra rallentare la portacolori della scuderia CF, che esce dalla curva e i 400 li passa in 30.04. Rubinias verso la riqualifica. I 600 li passa in 46.1, la media scende a 16.8, comunque al momento ancora alla portata, la prova di riqualifica per la giumenta di Paolo Boino, che passa il paletto di metà corsa in un complessivo 1.02.5, 32.1 la seconda frazione. Se prosegue di questa andatura ce la può fare, ma dovrà comunque accelerare ancora. Il chilometro in 1.18, deve fare 18.5, sembra però in decelerazione quando va all'attacco della piegata finale, per passare i 1.200 in un complessivo 1.32.6, 17.2 la media. Completata la piegata per Rubinias, tempo massimo 2.05.6. Il paletto dei 1.400 lo tocca in 1.46 netti, 1.47.6, dopo il terzo quarto completato in 31, completa il miglio in 2.024 e dunque si riqualifica alla media di 1.16.5.